Buongiorno e buona domenica 22esima. Però, dato che stiamo celebrando una messa, non omettiamo la figura di Sant'Agostino. Tante volte, forse di nominarlo, ignoriamo che era africano, da Guatagaste in Africa, vicino in Algeria, il 13 novembre 354, dopo una gioventù un pochettino avventata, diciamo, e superficiale, anche filosoficamente parlando, aderendo al manicheismo, che ammette due dei, uno Dio, un Dio del bene e un Dio del male, attraverso le lacrime della Santa Madre Monica e l'affascinante eloquio di Sant'Ambrogio, si convertì al cristianesimo cattolico e fu fatto vescovo di Ippona e tutta la sua vita la dedicò all'insegnamento del popolo, i poveri, gli umili, con grandi opere che fino ad ora si studiano. Chiediamo soltanto le confessioni e poi anche la città di Gerusalemme, la vera città. Ed altri opuscoli molto interessanti. Morì mentre c'è stata un assedio di vandali, morendo gravemente malato il 28 agosto del 430 all'età di 76 anni. Il Vangelo, quella della domenica, Luca, capitolo 14, versetti 1, poi 7, 14. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano a osservarlo. Diceva invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te è lui. Venga a dirti, cedigli il posto, allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato, ti dica, amico, vieni più avanti. Allora ne avrai l'onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato, quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitano anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, sarai beato, perché non hanno nulla da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti. Parola del Signore. Lode a Dio Cristo. Il commento a questo brano si può dividere in due parti. La prima parte, Gesù approfitta
durante un pranzo di nozze, a insegnare che praticamente chi cerca il primo posto corre il rischio di essere buttato all'ultimo posto. Quindi scegliete l'ultimo posto. Gesù quindi esalta l'umiltà. Poi la seconda parte ancora approfitta di pranzi. Gesù fa un banchetto, non invitare i ricchi vicini, quelli che ti possono contraccambiare, ma piuttosto invita gli uomini, i poveri, i zoppi, quelli che non ti possono contraccambiare, in modo tale che la ricompensa l'avrai nei cieli. Quindi Gesù, ecco, ci insegna non soltanto ad essere umili, ma a condividere tutto quello che abbiamo con i poveri, perché il regno dei cieli è dei poveri. E la ricompensa ce la dà il Signore, non gli uomini. Chi si umilia sarà esaltato e chi si esalta sarà umiliato. E la parola di Dio, la parola di Gesù, ma anche potrebbe essere parola umana, saggia, sapiente, pratica. Vincere il proprio egoismo e riconoscere il proprio limite può essere di aiuto agli altri, perché quello che uno si può fare e quello che uno ha di più nei suoi beni, se lo mette a disposizione degli altri in maniera gratuita, amorosa, si guadagna il regno dei cieli, si guadagna l'amicizia e la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi, il Signore vi custodisca e protegga, il Signore faccia risplendere su voi il suo volto e vi dia la sua misericordia, il Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente per quelli che bisognosi, sia fisicamente, sia intellettualmente, in modo tale che ha una capacità, o crede ai suoi beni, li condivida, li metta al servizio di quelli che hanno bisogno, generosamente, in maniera cristiana, da fratelli, fratelli tra i fratelli, con l'aiuto e l'intercessione della Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Vangelo, Sant'Antonio, Sant'Agostino, la sua mamma beata, frutto delle sue lacrime, e Sant'Ambrogio, tutti i santi e gli angeli, con a capo San Michele Arcangelo, San Giuseppe, San Vangelo, Sant'Antonio e Sant'Agostino. Amen. Condividiamo i nostri beni, sia spirituali che materiali. Pace e bene. Buona domenica.